vi dimostrerò che io sono predestinato al miracolo dei 153 grossi pesci. Intanto dovete sapere come funzionano le date quando sono espresse nelle cifre decimali. L'ultimo numero che vedete in basso, il 1938, è l'anno, poi le due cifre prime che vengono, il mese gennaio 01, e le altre due cifre è la gerarchia del giorno 25. Tutto questo è un flusso che passa per una sezione unitaria uno per uno. Esso può essere messo in un quadrato, in un'area, tutto quanto, se gli calcoliamo la radice quadrata, ossia se lo eleviamo a potenza un mezzo. Allora otteniamo il lato del quadrato che può contenere questo flusso, quando non fluisce ed è tutto un potenziale. Quindi quel 44,022,86,33,8 è il potenziale da cui poi deriva questa data, quando la calcoliamo in base al tempo giusto, che è quello definito dall'anno di nascita del Figlio di Dio. Ora, bisogna cominciare proprio dall'unità. L'unità espressa in 9 cifre. Sottrarre la Trinità, espressa a livello del 10 elevato alle 5 dita di una mano, e togliere il riferimento unitario dell'area, che è la sezione unitaria del riferimento. Poi porlo nella potenza del 10 elevato a meno 7, perché, come dice la Bibbia, il mondo è costruito nella potenza di 7 giorni. Da questo calcolo risulta il valore nella seconda riga, che calcola il ciclo intero 10, poi esattamente 11 realtà decimillesime e una realtà milionesima. Questo è il dato unitario di riferimento alle varie condizioni della realtà. Ora, vedete benissimo che per ottenere il potenziale lineare del mio nome, della mia data di nascita, ossia quel 44,022,86,338, bisogna sommare una serie di valori che derivano tutti dal numero 153. Una volta moltiplicato per 10 alla meno 1, due volte, poi per 10 alla meno 2, due volte, per 10 alla meno 3, due volte, per 10 alla meno 4, tre volte, per 10 alla meno 5, sei volte, per 10 alla meno 6, quattro volte, per 10 alla meno 7, quattro volte e per 10 alla meno 8, sei volte. Il totale è condizionato in un modo evidentissimo al 153, che è il miracolo dei pesci descritto da Giovanni nel suo Vangelo 21. Questo 53 deriva dal 2000 meno 11 diviso per 13. Quindi è un riferimento chiarissimo, perché 2000 potete considerarlo come il Padre e lo Spirito Santo, ciascuno dei quali vale la potenza trinitaria basata sul 10, che essendo un'unità formata da un 10 più 1, questo 11 si muove nel 2000 esattamente per 1989 unità, che divise per 13 fa 153. Quindi il miracolo che vedete
quello dei 153 grossi pesci, sta già nel destino del potenziale della mia data di nascita. Un talento che nel disegno di cui noi siamo parte essenziale è veramente fissato nel momento nel quale ciascuno di noi viene alla luce. Io vi ho dimostrato le relazioni che esistono. La data giusta nella quale noi possiamo fissare il momento zero del tempo deriva proprio dalle dimensioni assolute che esistono. La dimensione assoluta che esiste è quella della sezione unitaria 10x10, che vale 100. Poi esiste quella dimensione che io vi ho mostrato prima, che è la dimensione 5. Ebbene, sommando a 100 il 5, che è la parte relativa, quella positiva del ciclo, che è un più 5 osservato in relazione al meno 5 all'interno del ciclo intero 10, che va da meno 5 a più 5. Quando noi sommiamo al potenziale assoluto 100 solo il 5 relativo, e abbiamo 105, questo è un potenziale espresso in centinaia, che dovremo calcolarlo in per cento. Ma è trinitario, infatti l'abbiamo visto nella composizione del numero fondamentale, come la dimensione 10 alla 5 era da calcolare in relazione alle tre dimensioni del 111. Ebbene, dividendo per 3 il 105, otteniamo esattamente il 35. Questo 35 è in centinaia, calcolandolo unitariamente, il suo per cento lo porta a 0,35. È il potenziale che, espresso al quadrato, determina il numero 0,1225, che è l'anno 0, il mese 12 e il giorno 25 di un Natale che deve essere veramente importante e riferito al Figlio di Dio. Per cui Gesù Cristo è il dono che il sistema ci ha dato per poter fissare quale è l'anno zero in base a quale poter cominciare a calcolare la fine del tempo. Perché il calcolo della fine del tempo deve cominciare nell'anno in cui appare il Figlio di Dio. E il tempo deve finire alla fine del momento nel quale si rincarna nuovamente il Figlio di Dio nel Padre e compie esattamente un periodo intero di tempo. Il Padre in questione sono io. Quella data di nascita è la data di nascita del Padre. Quando questo soggetto, che abbiamo visto che è proprio quello che ha nel suo destino di fare il miracolo dei 153 grossi pesci, quando questo soggetto vivrà esattamente per 3 al cubo moltiplicato 10 al cubo, ossia per la combinazione tra la potenza trinitaria
e la potenza trinitaria su base 10, il che ci porta a 27.000 giorni di flusso in linea. Quando aggiungiamo anche il contenuto della sezione, che sia composta di 360 giorni, essa è determinata da un lato che è dato da 3 più 3, per cui l'area è 6 per 6, 36, ma devono essere le decine del padre, quindi deve essere 360. Quindi 27.360 è il pieno sviluppo di una vita tridimensionale e legata alla base 10. Ebbene, io avrò esattamente 27.360 giorni alla fine di quel 21 dicembre 2012, che è fissa la fine del tempo secondo il calendario Maya. Per cui, come il figlio, nel momento dell'anno in cui egli nasce, nell'anno 0,1225, fissa l'inizio del tempo, la fine del padre fissa la fine del tempo. Vi ho dimostrato come sia proprio questa persona predestinata al miracolo dei 153 grossi pesci. Ma ora vi dimostro come la fine del tempo, questa al termine del 21-12-2012, sia determinata proprio quantitativamente in base al potenziale 11. Possiamo calcolarla proprio in base a questi calcoli. Il 44 seguito da 88 è proprio nel numero intero la realtà a quattro dimensioni, ciascuna delle quali è quella del ciclo 10 più 1, mentre invece le cifre decimali appartengono a tutto il complesso, quello positivo da meno 22 a più 22 e quello negativo da più 22 a meno 22. Ebbene, questi 8-8 sono spazi-tempo. Ad essi vanno tolte tutte le dimensioni spaziali, nei vari modi in cui esse si mostrano. Nei primi 4-8 va tolto al primo 88 la dimensione 3 dello spazio e poi al secondo 88 la dimensione 22 dello spazio, da meno 11 a più 11. Nelle quattro cifre immaginarie, la prima volta va tolto nuovamente il 3, la seconda volta vanno tolte le tre dimensioni considerate all'interno del 100. 100 diviso 4 moltiplicato 3 fa 75, 88 meno 75 fa 13, quindi tutto il numero è 44,85,66,85,13. Al quadrato esso determina esattamente l'anno 2012 del mese 12 alla fine del giorno 21 e con Lima con la pienezza del tempo del padre, ammesso che io sia il padre che compirà il giorno 13 prossimo 21 il miracolo dei 153 grossi pesci descritto da Giovanni.